Canto 9. Il pallore che la paura mi aveva dipinto sul volto, vedendo tornare il maestro mio indietro, cancellò più rapidamente il colore nuovo, insolito del mio duca. Si fermò in atto di ascoltare se stesse giungendo l'aiuto sperato, poiché il suo sguardo non poteva giungere molto lontano nel buio e nella densa nebbia della palude. «Eppure vinceremo questa battaglia», cominciò a dire Virgilio perplesso, «salvo che... Ma dopo tutto l'aiuto datoci è già stato tale, e tanto che proprio non si può dubitare. Oh, quanto tempo dovrà ancora passare prima che giunga chi deve ora giungere?» Allora io capii bene come lui avesse nascosto un primo istintivo dubbio con quanto dicesse invece dopo con altre parole, diverse e più sicure delle prime, ciononostante nelle sue parole c'era pena, apprensione, tanto che io interpretavo quella frase interrotta con un significato ancora peggiore di quello che in effetti conteneva. In questo fondo dell'inferno è mai disceso qualcuno dal limbo, luogo in cui la pena consiste solo nel non avere alcuna speranza della salvezza? Posi questa domanda, e lui: Accade di rado che qualcuno di noi venga dove io sono venuto. Sta di fatto che proprio io venni qui un'altra volta convocato a forza dagli scongiuri della crudele maga Eritone, che richiamava le anime nei corpi. Ero morto da poco il mio corpo era privo dell'anima, quando ella, volendo far rivivere un morto per far predire a Sesto Pompeo l'esito della battaglia di Farsalo, mi fece entrare dentro a quelle mura affinché io facessi uscire uno spirito dal cerchio di Giuda, che è l'ultimo cerchio dell'inferno. Quello dei traditori, del quale cerchio la Giudecca è l'ultima parte. Quello appunto è il cerchio più basso ed il più oscuro, ed il più lontano dal primo mobile o cristallino che è il cielo, da cui partono tutti i movimenti di tutti gli altri cieli che compongono il paradiso. Quindi, come vedi, io conosco bene la strada. Perciò stai pure tranquillo. Comunque questa palude che emana tanto puzzo circonda tutta la città dolente di dite, per cui non c'è praticamente altro modo di entrare così tranquillamente, se non provocando un qualche contrasto e forzando un po' la situazione. E poi disse altre cose. Ma non ricordo perché lo sguardo mi aveva distratto verso l'alta torre dalla cima fiammeggiante. Lì, tutte insieme, tutta ad un tratto, apparvero tre furie infernali macchiate di sangue e con atteggiamenti e corpi di femmine avvolte da serpenti acquatici. Avevano per capelli serpentelli, e serpentelli cornuti, di cui erano cinte spaventosamente le loro tempie e la testa. E Virgilio, che ben riconobbe le serve della regina dell'inferno Proserpina, «Guarda, le veloci furie! Quella dalla parte sinistra è Megera. Quella che piange dalla parte destra è Aletto, quella nel mezzo è Tesifone». Dopo aver detto questo, tacque. Ognuna si tagliava il petto con le unghie, si battevano con il palmo delle mani come per esprimere un lutto, come facevano le lamentatrici negli antichi riti funebri, e gridavano così forte che io, per paura, mi strinsi a Virgilio. «Venga qui subito, Medusa, così trasformeremo costui in pietra!» dicevano tutte, guardando in basso verso di noi. «Male fu per noi che non impedimmo e non facemmo vendetta per una precedente invasione dell'inferno da parte di un uomo vivo, cioè quando Teseo discese nell'Averno in compagnia di Pirito per liberare Proserpina, quel Pirito che venne poi sbranato da Cerbero, e quel Teseo che rimase prigioniero, ma che fu poi liberato da Ercole. Volgiti subito indietro e tieni il viso ben coperto, perché se la Gorgone Medusa si mostrasse e tu la guardassi, non sarebbe più possibile per te tornare nel mondo». Così disse il mio maestro, ed egli stesso mi voltò e non gli bastò che mi coprissi gli occhi con le mani, ma mi coprì anche con le sue. Oh, voi che avete la mente e l'intelligenza pure, osservate e meditate le verità morali che si nascondono sotto il velo delle allegorie testé enunciate. Ed ecco che finalmente già si avvicinava, sopra le scure onde della palude, un gran rumore che incuteva paura perché faceva anche tremare le due sponde della palude stessa. E
Era un rumore uguale a quello di un gran vento che diventa impetuoso quando si incontra con temperature diverse e che scuote la selva e senza più alcun ostacolo rompe i rami e travolge i fiori, sollevando la polvere e spaventando le belve di pastori. Allora Virgilio mi tolse le mani dagli occhi e mi disse: Ora porgi tutta la tua attenzione e lo sguardo sulla palude, là dove la nebbia è più fitta. Come le rane che davanti alla nemica biscia scappano e si dileguano attraverso l'acqua fino a raggiungere la più sicura riva dello stagno, io vidi più di 1.000 dannati e demoni così fuggire davanti a colui che attraversava la palude Stige come se camminasse, senza neppure bagnarsi i piedi. Con la mano sinistra, quella creatura divina si puliva il volto dalla nebbia folta e puzzolente della palude e sembrava infastidito. Non da pietà o paura, ma solo per questo particolare motivo. Mi resi conto che egli era un messaggero del cielo e mi rivolsi al maestro. E lui mi fece segno di stare calmo e che mi inchinassi davanti ad esso. Ah, quanto mi sembrava altero! Venne poi vicino alla porta che era stata chiusa dai demoni e con una bacchetta l'aprì semplicemente senza incontrare la minima resistenza. Oh, dannati! Già cacciati dal cielo! Gente disprezzata! Egli iniziò a dire sulla terribile soglia di dite. Da dove viene in voi questa grande arroganza? Perché vi ribellate a quella volontà la quale mai può essere impedito di raggiungere il suo scopo e che ha sempre accresciuto il vostro dolore ogni qualvolta ad essa vi siete ribellati? Che significa contrastare un destino prestabilito? Il vostro demone Cerbero, se ricordate bene, per aver tentato di opporsi ad Ercole, la cui discesa all'Averno fu voluta dal cielo, porta ancora sul collo i segni della catena a cui lo stesso Ercole lo legò. Poi si rivolse dalla parte della palude da cui era venuto. Non ci disse nulla, ma assolto il suo preciso compito, assunse l'aspetto di uno che avesse molta urgenza di fare ben altre cose, forse anche molto più importanti e difficili di quella di condurre e di fare da guida ad un essere umano. Noi allora ci inoltrammo dentro la città di Dite, sicuri dopo quell'evento divino. Entrammo dentro senza più alcun contrasto od ostacolo. Io, che avevo un gran desiderio di vedere l'interno di quella città infernale e quello che nascondeva e le condizioni dei dannati, come fui più dentro, mi guardai intorno. Vedevo da ogni parte un grande spazio senza alcun dannato, seppure si avvertisse ovunque grande dolore. Così come ad Arles, in Provenza, vicino alle foci del Rodano. E così come anche a Pola, in Istria, presso il golfo del Quarnaro, che segna i confini dell'Italia e li bagna, i sepolcri sono sparsi da tutte le parti e rendono vari e diseguali quei territori. Nello stesso modo, in quel punto dell'inferno, le tombe erano sparse da ogni parte. In quel luogo infernale, però, la situazione e le condizioni erano diverse e ben più dolorose, perché tra i loculi erano sparse fiamme ardenti che li rendevano talmente roventi, non meno di come l'arte del fabbro richiede che sia rovente il ferro per lavorarlo. Tutti i coperchi degli avelli erano aperti e fuori uscivano dei lamenti così duri che era chiaro appartenessero a degli sciagurati pieni di tormenti. Ed io, maestro, chi sono quelle anime che sepolte si fan sentire da dentro quelle tombe con così dolorosi sospiri? Quelli sono gli eresiarchi, o iniziatori di eresie, insieme ai loro seguaci di ogni tendenza. E le tombe ne sono piene molto più di quanto tu possa immaginare. Qui è sepolto simile con simile, ogni setta nella stessa tomba, o anche in tombe vicine, ed i sepolcri sono tutti più o meno arroventati. Poi, contrariamente al solito, allorché giravamo i cerchi infernali sempre muovendoci dalla parte sinistra, quella volta Virgilio riprese il cammino dirigendosi invece verso destra. Chissà che quel suo andare verso destra anziché verso sinistra, vale a dire andando al contrario, non volesse simbolicamente in quel luogo mettere in evidenza qualcosa. Infatti, siccome le eresie e le frodi sono sempre piene di falsità e di parole simulate, allora con l'andare verso destra, anziché come di solito verso sinistra, intendeva forse stimolare un comportamento esattamente contrario a quello di tutti gli istigatori d'eresie. Stimolare cioè un comportamento sincero e leale.
Quindi passammo così, attraverso le sofferenze degli eretici e le alte mura della città infernale di Dite.